Nel 1881 debutta alla Scala di Milano il Gran Ballo Excelsior. È uno spettacolo straordinario, mai visto prima, ballerine, musiche, bandiere, colori, che celebra la modernità, il progresso, il successo della luce contro le tenebre. In quello stesso anno a Milano si tiene la prima esposizione industriale nazionale, praticamente il primo Expo della città. Milano diventa in quell'anno una capitale europea. Sono passati molti anni, non siamo più nell'Ottocento, non siamo più neppure nel Novecento. Milano è di nuovo sede di un Expo, l'esposizione universale dedicata al cibo. Solo che più che l'esposizione dedicata al cibo, questa si è rivelata essere l'esposizione dedicata allo spreco, al clientelismo, alla corruzione. E questo è stato possibile grazie a una valanga di deroghe al codice degli appalti, quasi 100, che permettono alla macchina organizzativa dell'Expo di passare sopra leggi, norme, controlli, a quel minimo di presidio, diciamo, di controllo e verifica a cui devono sottostare in genere le spese pubbliche, gli appalti pubblici. E oltre ai grandi casi di corruzione, a cui sono seguiti arresti, quando ci sono le cronache giudiziarie, Expo è stato proprio il festival dello spreco anche nelle spese, se possiamo così dire, più minute. Vengono in mente, per esempio, i 750.000 euro dati a un critico d'arte per organizzare una mostra, quando lo stipendio, per esempio, del direttore degli Uffizi è di 1.850 euro al mese, o 300 euro spesi per la manutenzione dei portabandiere, o 750.000 euro spese per un software anticriminalità che non è mai stato realizzato, mai stato portato a termine. Il tema dell'alimentazione, del problema di chi soffre la frana nel mondo è passato nettamente in secondo piano. Se ne è discusso poco, l'elaborazione concettuale è stata molto, molto ridotta e invece si è stato molto da mangiare per chi ha avuto la possibilità di spendere soldi pubblici. In Excelsior, il gran ballo dell'Expo, troverete la storia fin dall'inizio di questa iniziativa. L'idea nasce nel 2006-2007. Milano vince la gara con Smirne per fare l'Expo nel 2008. Seguono 3 anni in cui non succede nulla. Si passa il tempo, si perdono 3 anni a litigare su chi deve comandare sull'evento, perché è un evento che fa girare soldi, almeno 15 miliardi di euro. Gli altri 3 anni, dal 2011 fino al 2015, sono invece anni in cui finalmente si fa qualcosa, si fanno le gare, si fanno gli appalti, si costruiscono i padiglioni, ma con grande ritardo, con grandi sprechi, con indagini giudiziarie che portano all'arresto di ben 18 persone e con infiltrazioni mafiose che fanno bloccare più di 60 aziende. Questo è il gran ballo dell'Expo, non quello del 1881, ma quello del 2015 di Milano, città di Expo.